Buongiorno a tutti i lettori di Vivi Casagiove e questa mattina ci è venuto a trovare in redazione un amico, Giovanni Russo, che è delegato della provincia di Caserta per la fondazione Vis Unita Fortior, che in qualche modo va a coronare ancora una volta la cultura casertana, questa fondazione. Giovanni, in un certo senso, cosa ti ha spinto a essere parte integrante di questa fondazione che in qualche modo è soprattutto a vantaggio delle giovani generazioni casertane? Allora, benvenuto, grazie per l'ospitalità, grazie agli amici di Vivi Casagiove, ai vostri ascoltatori, videoascoltatori e lettori del giornale. Grazie per questa possibilità. Sì, come giustamente detto, la Fondazione Vis Unita Fortior altro non è che una voler riscoprire nuovamente quest'arma potentissima che è la cultura. Cosa spinge, giustamente dici tu, un ragazzo della mia età? Lo spinge il fatto di non potersi né volersi rassegnare al degrado di una città, al degrado di una provincia. Ti faccio un esempio, potendo partire dall'enfasi che viene fatta della Terra dei Fuochi. Ecco, noi giovani, nuova classe dirigente che ci vogliamo formare sul territorio, vuole contrapporre a questa enfatizzazione negativa, cronistica, all'interno dei programmi di approfondimento politico, quest'arma potentissima che è la cultura, come un valore aggiunto. Permettimi un parallelismo, cioè. Si dice in gergo ordinamentale giuridico tempus regit actum, ovvero che è il tempo che regola l'azione. Questo riferito alla cultura sta a significare appunto che la cultura non ha né tempo né spazio, è essa stessa intrinseca a un popolo e allora. Ecco, il voler partecipare attivamente a questo processo, cioè non basta secondo me essere cotitolari, partecipare, fare delle piccole comparse all'interno del proprio territorio, ma bisogna assumersi la responsabilità, l'onere e anche l'onore quando si tratta di rappresentanze istituzionali all'interno degli enti locali, provinciali o regionali, di essere parte attiva oggi per essere appunto riuscire a programmare un futuro ma essendo parte attivi oggi, cioè protagonisti dell'oggi per un proprio futuro. E questo è quello che spinge un ragazzo come me, insomma, del 90, 25enne o comunque tantissimi altri ragazzi che sono attivi a livello degli enti locali, in politica, nelle amministrazioni, nell'associazionismo, a livello culturale in provincia di Caserta. Bene, e puoi spiegarci in maniera generale quali sono le finalità di questa fondazione che tra l'altro è stata voluta fortemente da una colonna portante della cultura casertana, il dottore Antonio Mascoli? Sì, allora la fondazione, io rispetto alla fondazione arrivo in un secondo momento, in quanto come giustamente hai detto all'inizio, quando mi hai presentato, io rappresento l'ente provinciale, il suo presidente, l'ingegnere Angelo Di Costanzo, come delegato all'interno, come delegato della cultura all'interno della fondazione nel consiglio di amministrazione. Fondazione nella quale ho ritrovato per l'appunto tantissimi amici, tra cui appunto il dottor Antonio Mascoli, notissimo alla provincia di Caserta, alla regione, in Sicilia, ovunque, dove ha operato come provveditore nella pubblica amministrazione, noto soprattutto come uomo di cultura, in modo particolare legato al recupero delle tradizioni popolari sul versante artistico-musicale. Ed è qui che, avendolo ritrovato, è stata fortemente voluta da parte del dottore Mascoli e del presidente della provincia, il presidente Di Costanzo, questo partenariato, questa partnership attiva tra la fondazione e la provincia. Bene, e diciamo così, tra le finalità di questa fondazione c'è appunto il recupero della tradizione musicale, ovvero soprattutto quella legata ai complessi bandistici Sì. a cui il professor Antonio Mascoli è È profondamente particolarmente legato, sì. legato fin da giovane età. Uno dei sogni del professor Antonio Mascoli è proprio quello di
ricostituire tramite questa fondazione lo storico complesso bandistico Città di Caserta. Sì, che non è solo un sogno, ma che, ecco, grazie al dottore Mascoli, grazie a tutto il consiglio di amministrazione della fondazione e grazie alla partnership del presidente Di Costanzo nell'ente provincia, è qualcosa, ecco, che ha preso consistenza, cioè è stato ricreato, abbiamo ricreato la città nel concerto bandistico Città di Caserta. Quindi ho un opuscolo, se lo possiamo anche dopo far vedere, lo mostriamo ai nostri telespettatori, che appunto prende il nome di Filarmonici. È un complesso di 60 elementi da un punto di vista bandistico, più 10 cantanti, tenori, soprani, insomma. E a breve avremo anche la possibilità di presentare alla città di Caserta, alla provincia, alla regione, penso presso il teatro comunale o comunque presso un altro ente lirico presente in provincia di Caserta, questo complesso. C'è da dire però che il versante artistico musicale non è solo l'unico scopo che ha la fondazione, in quanto la fondazione diciamo pone le sue basi questo recupero della cultura, tra virgolette, permettimelo, generalizzata, cioè non generica ma nelle sue forme più ampie, quindi da un punto di vista socioculturale, economico, anche occupazionale. Ad esempio il volere del dottore Mascoli e del presidente Di Costanzo di ricreare, poi come vedremo nel comitato d'onore effettivo, la presidenza d'onore del concerto del gruppo musicale I Filarmonici, proprio l'ingegnere Di Costanzo, il presidente della provincia, vi sarà anche la possibilità, ecco, di altre realtà bandistiche presenti nel territorio casertano, come ad esempio so che qui a Casa Giove è stato ricostituito un complesso bandistico. Ecco, da un punto di vista occupazionale, quello di far leva sui giovani talenti casertani in ambito musicale e costituire un vero e proprio concerto filarmonico da un punto di vista bandistico e da un punto di vista corale. Ci sono anche altre finalità, come ad esempio delle mostre culturali che saranno presentate presso il Buon Pastore dal Cavaliere Gennaro Muriello da un punto di vista di presepe, e vi sono anche delle attività che allatere da un punto di vista sociale, che poi insomma raggruppa a 360 gradi il mondo culturale, come ad esempio corsi con la Croce Rossa o comunque tutto ciò che di utile può essere fatto per questa terra. E permettimelo anche di sottolineare appunto la volontà di andare avanti del presidente Di Costanzo, del dottore Mascoli, in un momento in cui appunto la provincia, l'ente provincia si è avviata da poco, insomma a luglio o giugno ci sono state le scorse elezioni, e si è avviata da poco a un nuovo processo amministrativo politico, però permettimelo, anche in un momento di difficoltà economica, dopo l'approvazione della legge del Rio, che ha di fatto rinnovato da un punto di vista statutario l'ente provincia, e non ti nego che ciò ha avuto anche delle ripercussioni in ambito da un punto di vista economico. Quindi nel momento in cui, ecco, la provincia è alla ricerca di questo suo unus consistant, cioè di questo suo atto statutario, la volontà del presidente della provincia di ripercorrere un percorso culturale o comunque di far sì che la cultura sia, ecco, questo unus consistant, sia uno degli elementi costitutivi della nuova provincia, permettimi, insomma, è qualcosa che almeno non si vedeva da tempo, ecco, insomma, in provincia di Caserta. Ed è proprio quindi da qui che nasce la volontà della fondazione di legarsi alla provincia con questa partnership, proprio perché vi è una veduta comune, insomma una visione comune di come intendere quindi questo territorio. Bene. Poi tu su questo opuscolo hai, diciamo, hai fatto un riferimento molto chiaro ai giovani, hai detto che i giovani avidi di apprendere, però tuttavia non disdegnano la lettura, la conoscenza, ma esprimono energia e curiosità che, diciamo, li inducono costantemente alla ricerca. A tal punto tu speri che in qualche modo vi sia un nutrito gruppo di giovani che possano abbracciare questa esperienza culturale, che sia musicale, che sia soprattutto quella delle feste popolari, che purtroppo in questi ultimi periodi stiamo perdendo. Assolutamente sì, io ho fatto questo riferimento alla volontà che, ecco, che i giovani riscoprono attraverso la cultura, proprio perché
sono avidi di sapere, avidi di potere. Questo lo riscontriamo ad esempio su internet, il fatto che un ragazzo si vada a cercare quello che più gli interessa. Noi speriamo, anzi ci impegniamo affinché all'interno delle ricerche di un giovane ragazzo casertano la cultura possa ritornare a essere un punto di riferimento. Non dimentichiamo che da un punto di vista storico, proprio ritornando a quel concetto che la cultura non ha né tempo né luogo ma è nella storia dei popoli, basta ricordare che la cultura sul versante musicale, sul versante artistico era considerata a tutti gli effetti una materia didattica durante il periodo rinascimentale, risorgimentale. Ecco, noi non vogliamo per carità che ritornare a quell'epoca, però riteniamo assolutamente in un periodo come questo dove manca una consistenza di una nuova classe generazionale, di una futura classe dirigente, perché non dobbiamo dimenticarci che i giovani di oggi sono il futuro di domani, anzi permettemelo, quando sentiamo dire dai politici voi siete il futuro, voi siete il futuro, sì, noi siamo il futuro, ma se oggi ci permettete di essere il presente, se noi oggi non possiamo essere anche in minima parte, rispettando i ruoli, rispettando lo spazio che giustamente ci viene dato e lasciato secondo le nostre professionalità, secondo le nostre caratteristiche, noi non potremo mai essere il futuro di domani. Ed è qui appunto questa voglia rinnovata come giovane di far sì che molti ragazzi, non ti nascondo che già ci sono tantissimi ragazzi all'interno della fondazione, ragazzi che hanno delle professionalità musicali, artistiche, culturali, e mi auguro che questo discorso sia portato avanti, anzi sono sicuro, perché ecco, la volontà del presidente di Costanzo di delegarmi come suo rappresentante all'interno della fondazione, considerando che ho 25 anni, insomma non è che sono un veterano della politica né da un punto di vista di età né da un punto di vista di esperienza, ecco, va in quella direzione, cioè la possibilità e la volontà del presidente di Costanzo di voler dare anche piccoli spazi a giovani che hanno voglia di impegnarsi su questo territorio per creare qualcosa, insomma per poter dire quantomeno ci abbiamo provato, poi ci riusciremo o meno questo lo scopriremo fra qualche anno, però sicuramente noi ci siamo e vogliamo esserci attivamente, questo sicuramente. D'altronde il titolo della fondazione è proprio Vis Unita Forza, cioè l'unione fa la forza, e quindi automaticamente ogni individuo ha un proprio talento, e io sono convinto che ogni talento debba essere messo in gioco e soprattutto a servizio della comunità. Assolutamente, e sono pienamente d'accordo con te, ma soprattutto c'è la necessità che a questo ragazzo, nelle sue professionalità musicali, artistiche, culturali, vi sia data appunto una possibilità di mettersi in gioco, e noi vogliamo proprio con la fondazione riscoprire, ricreare appunto questi anche piccoli spazi, senza per carità avere delle ambizioni, è sempre importante essere ambiziosi, però siamo anche consci delle potenzialità che oggi ci offre purtroppo la nostra terra, insomma martoriata, ma noi vogliamo esserci attivamente fondazione e provincia per poter dare nuovamente piccoli spazi a una nuova classe generazionale, una nuova classe dirigente, in qualsiasi settore culturale, sociale, economico, occupazionale, socio-assistenziale, da qualsiasi punto di vista, piccoli spazi per essere presente oggi, con la speranza appunto che effettivamente il servizio di ognuno di noi messo oggi in atto possa servire alla comunità, a Caserta, alla provincia di Caserta, che è vastissima, una provincia stupenda che va insomma dal confine laziale fino a quello napoletano, ahimè purtroppo la terra dei fuochi è conosciuta per la cronaca, ma ecco, noi è proprio lì che vogliamo andare a posizionarci, cioè fare in modo che attraverso la cultura come arma potente si possa dare una speranza ai ragazzi. E permettimi una piccola digressione sull'oggi, la cultura come arma. Noi abbiamo assistito al tragico incidente all'attacco di Parigi, assistiamo in casa nostra, quindi senza andare neanche in Europa, ad esempio alla Camorra in provincia di Caserta, all'Andrangheta in Calabria, ma comunque alla criminalità organizzata in generale. Ecco, questo secondo me, dal mio personalissimo punto di vista, altro non è che una mancanza di cultura. Cioè il fatto che all'interno del nostro paese noi da un punto di vista culturale potremmo essere considerati quasi, anzi secondo me siamo considerati l'Africa del Nord, ci sono paesi dell'Africa molto più sviluppati da un punto di vista culturale, soprattutto giovanile, rispetto all'Italia, e questo secondo me è un grave problema che personalmente insomma mi tocca, ma sono sicuro tocca anche dei comunque tutti come noi ragazzi che ecco provano a fare qualcosa ma non si sentono mai sempre forse all'altezza di poter dare un reale contributo. E allora noi vogliamo attraverso la cultura
una formazione nuova e offrire ad esempio a quel ragazzo di Scampia, al ragazzo calabrese, al ragazzo siciliano che non ha avuto le stesse possibilità degli altri di poter avere, ecco, un senso di riscatto della propria terra, della propria vita e poter contribuire, sentirsi realizzato anche in un'Italia che secondo me resta ed è uno dei paesi più belli del mondo. Giovanni, in un certo senso voi in che modo finanziate questa fondazione? C'è qualche partner in particolare? Guarda, ti ringrazio di questa domanda perché non pochi giorni fa, circa una settimana fa, siamo stati vittime, io mi permetto di dire senza paura di usare questo termine, insomma, anche di uno sciacallaggio mediatico proprio per quanto riguarda i fondi di questa fondazione, fondi che sono, come tutte le fondazioni da un punto di vista giuridico, hanno un bilancio che è accessibile a tutti, basta farne richieste, è un bilancio depositato presso un ufficio commercialista, c'è un revisore dei conti all'interno della fondazione. In questo articolo, insomma, che ha riscosso anche un certo clamore mediatico, però ma noi da una parte avremmo preferito di no, dall'altra parte invece siamo contenti perché abbiamo ricevuto tanta solidarietà, molte persone si sono interessate alla fondazione, quindi vuol dire, proprio perché è una cosa che è successa insomma la settimana scorsa, esattamente la sera dopo il concerto di Santa Cecilia che ha riscosso un enorme successo presso la chiesa di Don Antonello Giannotti, il buon pastore di Caserta. Per noi, insomma, da un lato ci è dispiaciuto, insomma, essere stati destinatari di questo attacco, dall'altra parte, ecco, e ti ringrazio nuovamente, ci ha dato la possibilità, ecco, di farci conoscere effettivamente, ovvero che ogni socio della fondazione, attualmente la fondazione conta 30 soci dislocati su tutta la provincia di Caserta, per sua spontanea volontà può fare una donazione in quanto ente fondazione, nello stesso tempo ogni socio per statuto, in quanto aderisce alla fondazione come in qualità di socio, c'è un piccolo mensile che noi versiamo come socio, che è veramente un obolo di 15 euro, qualcosa proprio, insomma, proprio ha significato di voler stare insieme all'interno di questa fondazione, c'è un gruppo di persone che si ritrovano per fare qualcosa, quindi davvero non capisco questo richiamo a fondi, a questi incentivi da parte di quale, da chissà quale oscuro donatore, anzi, credimi, beh, magari ci fosse stata questa possibilità, permettimi insomma il gioco, magari avessimo avuto qualcuno, ecco, che, ed è anche un invito che faccio, in quanto essendo fondazione noi abbiamo anche aderito il 5 per 1000 all'interno della dichiarazione dei redditi, possiamo essere, diciamo, quindi oggetti di donazioni da qualsiasi tipo di sponsor, come ad esempio, ecco, colgo l'occasione anche per ringraziare i nostri due sponsor che ci hanno permesso la costituzione della fondazione, che sono le generali, l'agente generale il dottor Raffaele De Marco, agente generale della generali Caserta, della provincia di Caserta, e il caseificio del dottor il caseificio della baronia del dottor Cutillo, che insomma, facendo insomma delle donazioni, ci hanno permesso, ecco, appunto, di intraprendere, di iniziare questa attività della fondazione. Quindi davvero non capisco questo attacco mediatico, ma era giusto e opportuno, è stata fatta già una smentita, ma visto che abbiamo l'occasione di questa chiacchierata, era giusto e opportuno, insomma, specificare a tutti gli amici che vogliono avvicinarsi alla fondazione, a quelli che già ci sono o agli amici lettori di Vivi Casa Giove, che non c'è nessun donatore occulto, nessun fondo nero che proviene da qualche parte, anzi più delle volte siamo stessi noi soci, ecco, che per il bene della nostra comunità e perché crediamo in quello che facciamo, insomma, che ci autotassiamo al fine di porgere un servizio alla comunità, e credo che questa sia poi la cosa più bella, insomma, di questa Vis Unita Forze, cioè dello stare insieme, poiché ognuno di noi è Vis Unita Forze prima nella propria vita, lo è prima personalmente e poi insieme. Infine, Giovanni, potresti fare un saluto ai cortesi lettori della nostra testata giornalistica? Assolutamente sì, prima di tutto un rinnovato ringraziamento a Vivi Casa Giove, a te Antonio che gentilmente mi hai ospitato, insomma, in questa breve chiacchierata, al direttore che ci ha dato questa possibilità, e saluto tutti gli amici di Vivi Casa Giove, rinnovando, insomma, di essere vicini a questa realtà, nuova realtà che, ecco,
ritornando adesso alla volontà dei giovani di darsi da fare, anche in campo giornalistico, di poter fare qualcosa e voler, ad esempio, insomma, in questo caso, altro non essere che la divulgazione del pensiero di una città come quella di Casaggiove, in realtà importantissima rispetto alla provincia di Caserta. E poi un ultimo saluto ai lettori di Casaggiove, rinnovando, se possiamo gentilmente far vedere il piccolo opuscolo che poi rappresenta diciamo il primo progetto della fondazione. Ecco, se vogliamo poi andare nello specifico, il primo progetto della fondazione è proprio questo neo ricostituito storico complesso città di Caserta, appunto denominato i Filarmonici, che come possiamo vedere dall'opuscolo è diretto dal professor Carmine Santaniello, che è il direttore del Conservatorio di Avellino, conta professionisti a 360 gradi e noi ci teniamo a sottolinearlo, soprattutto giovani del nostro territorio. Quindi sul versante occupazionale sicuramente avremo la possibilità, attraverso il complesso città di Caserta, di far esprimere le proprie potenzialità a tutti i giovani della provincia di Caserta, e invito i lettori di Vivi Casaggiove, invito te Antonio, gli amici della redazione, ad assistere poi al primo concerto, alla serata di presentazione ufficiale che da qui a poco, insomma, sarà stabilito. E permettimi un'ultima cosa, se me lo permetti, su cosa secondo me o come i nostri amici, i direttori di Vivi Casaggiove, dovrebbero guardare questa fondazione, cioè quale dovrebbe essere il modo di approccio della fondazione, in modo particolare in una provincia difficile come questa, sempre ritornando, insomma, perché un giovane debba avvicinarsi alla cultura. Io per mia formazione sono sempre stato abituato, ecco, a condividere, perciò ho visto davvero con rinnovato emozione, slancio, questa Vis Unita Forza, cioè che l'unione fa la forza. E volevo lasciare gli amici di Vivi Casaggiove e te, rinnovando, insomma, la disponibilità per questa chiacchierata, con un breve detto, ecco, africano, che forse gli africani sono più bravi di noi nel unirsi e nel dimostrare, pur nelle loro difficoltà, il loro valore. È un detto che dice: se vuoi fare qualcosa per arrivare in alto, fallo da solo; se vuoi farle qualcosa per avere potere e cambiare le cose, dobbiamo farlo insieme.